Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, di questa mattina, sabato 17 marzo. Sono in macchina con Leo che sta guidando, anche perché qualche cretino mi ha mandato dei messaggi in posta privata ma anche pubblica sostenendo che non si possa parlare all'iPad mentre si guida perché è molto pericoloso e non sto guidando. E ci pensa Leo, per fortuna. Grazie Leo. Prego. Esisti, eh? Certo. Benissimo. Allora, che cosa succede sui giornali? Sui giornali quello che succede è ancora la politica italiana. Ovviamente oggi il tema fondamentale è quella dell'incontro tra Merkel e Macron, i quali si sono visti ieri. Di che cosa devono parlare? Delle preoccupazioni per il voto italiano. Però tutti quanti i giornali ricordano due cose fondamentali. La prima è che loro dicono: beh, è stata gestita male la crisi anche noi, da noi europei, e la questione immigrazione. Quindi una sorta di mea culpa. E poi, come dice qualcuno sempre sui giornali, Macron e la Merkel dicono: dobbiamo rifondare l'Europa. Andiamo bene, se vogliono rifondare l'Europa, però c'è un principio sostanziale, è che qualcosa in questa Europa non va bene. A casa nostra gli europeisti dicono: l'Europa davanti a tutto, eccetera. Gli stessi grandi europeisti, cioè l'asse franco-tedesco, quelli che governano l'Europa, invece dicono che la devono rifondare. C'è qualche problemino se si deve rifondare qualche cosa o no. E l'altra questione fondamentale, molto interessante, non è tanto la preoccupazione su quello che potrà fare l'Italia, poi vedremo con il foglio perché questa preoccupazione è ridotta, cioè un Parlamento senza governo in realtà potrebbe non fare male, ma il punto fondamentale è quello che nota oggi sul Corriere della Sera, non mi ricordo chi, forse Verderami, non so, ma mi sembra sul Corriere della Sera, ed è che in realtà cosa succede con l'Italia che passa per Lega, Movimento 5 Stelle e anche in una certa misura il centrodestra. Succede che il 60% degli italiani diventano in questa maniera rappresentati da partiti che non sono anti-Putin. Vi è chiaro il principio? Mentre Londra e Parigi hanno fatto le sanzioni sciagurate insieme alla Germania nei confronti della Russia, e tutti quanti ce l'hanno con Putin, il grande dittatore che uccide le spie, come ieri abbiamo letto su Corriere della Sera, poi che gliene fregava di questa spia, ma comunque tutta l'Europa a senso unico contro Putin, un po' come era a senso unico per le austerity che oggi vengono messe in discussione da molti, beh, insomma, l'Italia non fa parte più di quella pattuglia, come alcuni paesi che sono entrati nell'Europa che hanno fatto il famoso accordo di Visegrad. Quindi il punto fondamentale non è forse da parte di Merkel e Macron il problema di come andrà l'Italia e quale sarà il futuro dell'Italia, ci tengono molto alla nostra economia, ma forse sul fatto che politicamente saranno un po' più isolati riguardo alle questioni russe, come il Corriere della Sera oggi nota. Il sondaggio di Repubblica, molto interessante oggi, si chiede, Diamanti, Ilvo Diamanti, sono tre pagine, pagina 2, pagina 3, ma basta secondo me il primo grafico di pagina 1, cosa vogliono gli italiani a questo punto? Il 24% degli italiani vuole un governo Movimento 5 Stelle, Lega, e si era intuito, cioè il voto alla fine è diverso, la Lega con la flat tax al nord, il Movimento 5 Stelle con reddito di cittadinanza al sud, però sono figli, diciamo, di uno stesso disagio, di una stessa arrabbiatura, e questo sembra capirsi dal sondaggio di Ilvo Diamanti. Seconda opzione, voto subito, anzi prima opzione, il 26% vorrebbe voto subito. In realtà poi i sondaggi fatti da Ilvo Diamanti fanno vedere che nel centrodestra sale un pochino Salvini e sale un pochino anche il Movimento 5 Stelle. Il voto subito, ve lo dico subito, anche a voi mi sembra una minchiata, cioè si può andare al voto subito, ma se non cambiamo la legge elettorale ci troviamo con un altro voto con la stessa identica situazione. Sì, certo, la Lega avrà preso un po' di più all'interno del centrodestra, il Movimento 5 Stelle avrà preso un po' di più all'interno del centro-sinistra, ma comunque non avremmo avuto una soluzione per la governabilità di questo paese. Vi ricordo che il Movimento 5 Stelle fu uno dei partiti più ostili ai premi di maggioranza. Adesso voglio vedere come ce la mettiamo col Movimento 5 Stelle di governo e non più di lotta, che sa che se ci fosse un premio di maggioranza oggi potrebbe governare questo paese serenamente. Io resto dell'idea che avevo anche prima, che rispetto a questo paese meglio un sistema in cui si può governare rispetto a un sistema in cui non si può governare, come quello che ci ha restituito il Rosatellum e qualsiasi sistema elettorale in cui non si dà un premio di maggioranza o dei collegi in maniera tale che sostanzialmente si faccia un maggioritario. Giorgetti, l'uomo forte della Lega, candidato a diventare presidente di una delle Camere, dice che il movimento suo, in un'intervista al Corriere della Sera, oggi a pagina
3 mi sembra, Giorgetti dice: un governo col Movimento 5 Stelle si può fare, dice, ma attenzione, soltanto per andare a votare, cioè pochi mesi per fare la legge elettorale evidentemente e andare a votare. È il motivo per il quale oggi tutti i retroscenisti dei giornali dicono che Forza Italia non si fida e dice che Salvini, mi sembra la retroscena è della Repubblica o anche del Messaggero, che Salvini viene considerato da Letta e dagli uomini che stanno oggi al tavolo di Berlusconi troppo spregiudicato. Bello il pezzo che vi ho annunciato oggi di Cerasa, che dice: fate piano, perché, dice Cerasa, con questo governo, visto che il Movimento 5 Stelle e Lega non potranno governare, stiamo sereni, dice Cerasa, che le due riforme del passato, che sono il Jobs Act e la Fornero, non verranno scassate e quindi non ci saranno problemi per i conti pubblici. Questo è il punto di vista ovviamente del Foglio, ma comunque, dice, prendendo in giro il Sole che diceva fate presto, quel titolo sciagurato del Sole 24 Ore del 2011, li prende un po' in giro dicendo fate piano, in maniera tale che comunque questi non facciano casino. E, tra l'altro, ricordo che oggi su Repubblica c'è, cioè a pagina 30, Nannicini e un altro, diciamo, esponente del PD che non mi ricordo chi sia, che raccontano perché in realtà il Jobs Act ha migliorato la questione della cassa integrazione, che non c'è più, sostituendola col NASPI. Leggetela prima di fare i fenomeni su il disastro del Jobs Act. Il sondaggio che sto facendo, me lo chiede qualcuno come va, ve lo dico più tardi, perché ho fatto un sondaggio con chi vorreste che il centrodestra governi, è sul mio sito nicolaporro.it, quindi andate sul mio sito e votate il sondaggio. Voglio vedere coloro che sentono la zuppa di Porro, che non sono necessariamente del centrodestra, cosa pensano del centrodestra di oggi. Ultime due cose riguardano, la prima è una che mi fa godere come un pazzo, la questione di Ingroia. Cioè Ingroia era l'eroe del portavoce dello strillone del Movimento 5 Stelle, era l'eroe di Travaglio, era quello che imbastila inutile processo e della trattativa Stato-mafia, è quello che ha fatto un mazzo così a Verdini, a Dell'Utri, a Contrada, dopo Contrada, Verdini scusatemi, no, Contrada e Dell'Utri, insomma centrodestra, ecco, per intenderci, era l'uomo che poi aveva fatto della battaglia al centrodestra e della mafiosità del centrodestra il suo mantra. Beh, il centrodestra, come si è visto, se l'è cavata, non su Dell'Utri che sta in carcere, è stato condannato per associazione per concorso esterno in associazione mafiosa. Contrada invece è stato riconosciuto a Contrada, quello che chiede anche Dell'Utri, la impunibilità per un reato che non c'era quando lui l'ha commessa dalla Corte Europea. Ma il punto fondamentale è che Ingroia, secondo l'accusa, si è grattato l'euro, cioè sostanzialmente si faceva pagare degli alberghi di lusso, dei ristoranti, delle trasferte che non doveva, proprio lui, l'uomo anticasta, che in realtà di anticasta si capiva benissimo non lo era, ma comunque sia, indipendentemente dall'accusa e dal suo processo, ne esce come quello che è un piccolo politicante che ha utilizzato in realtà la notorietà acquisita grazie al fatto e la magistratura e le sue indagini per fare politica, cosa che non gli è mai riuscita. Si è beccato un posto di sottogoverno, racconta bene Facci oggi sul Libero, e poi lo ha gestito anche male. Sallusti mette insieme questa vicenda con quella di Dell'Utri, con quella, scusatemi, di Verdini, che proprio oggi è stato assolto, ieri è stato assolto per la famigerata P3, condannato per il finanziamento illecito ai partiti, a un anno e mezzo, quindi condannato. Ma la grande accusa, che era quella della setta massonica, la famosa P3, in cui abbiamo visto le prime pagine di tutti quanti i giornali, chissà che cavolo stavano facendo, si evocava appunto la P2, in realtà è stato assolto in un fuoco di paglia, la cosiddetta P3. Nordio invece oggi tratta da par suo la questione Moro, anche Mario Calabresi lo fa in maniera un po' più equivoca su Repubblica, perché dice: ci avete rotto le balle con queste evocazioni di Moro, spero che voi abbiate visto quelle di ieri fatte da Matrix, che erano completamente diverse, perché lì non parlavano i brigatisti, quegli assassini, ma abbiamo soltanto raccontato le vittime. Nordio dice: un eccesso di gentilezza verso i brigatisti mascherato da curiosità storiografica, è quello che ci sta riguardando in queste ore. Vi ricordo, ieri mi era sfuggita quella favolosa intervista della Pausini in cui dice: io amo i poveri, preferisco uscire con i poveri, e io ho trovato fantastico il mio fidanzato che per la prima
volta che siamo usciti mi ha portato in metropolitana, adoro la metropolitana meglio della Ferrari, insomma, in questo brodo di giuggi da ipocrite e diciamo politicamente corrette di Repubblica di ieri valeva la pena leggerlo, ne ho fatto un video, anche quello lo trovate sul sito nicolaporro.it. Se vi piace questa zuppa condividetela, questa sera pace per me, nel senso che non faccio nessuna radio, nessuna televisione, buon fine settimana a tutti quanti voi, ciao!